lotti tutta la vita per evitare che certe cose capitino a te, ti crogioli nell'inconcludenza per anni pur di non ritrovarti un giorno invischiata nella gretta feroce della competizione umana. Poi, appena ti dai un po' da fare, persino tua moglie ti si rivolta contro. Il dato comico è che non ti odia per ciò che hai ottenuto, ma per ciò che potresti ottenere, per l'opportunità che ti sei conquistato. Ci vorrebbe una legge per impedire alla gente di spingersi così tanto in là con la mistificazione. Dopotutto i fatti hanno una rilevanza, un loro peso specifico. Non li si può stravolgere a piacimento per frivole esigenze dialettiche. Non dare peso alle parole è un giochetto pericoloso. E ancora peggio innamorarsi del loro suono e della loro capacità di smentire la verità, a costo di tradire se stesse, confondere la vittima con il carnefice. Era un esercizio retorico di una tale disonestà, di una tale ferocia, che Semi non poteva credere che il fratello vi indulgesse con tanto cinismo. Possibile che Filippo si stesse spingendo così oltre? Certo che era possibile, anzi, si stava spingendo molto, ma molto più in là. Questo è una citazione dello stile di scrittura di Alessandro Piperno nel romanzo Inseparabili, Il fuoco amico dei ricordi. Sin dal suo esordio letterario di Con le peggiori intenzioni, Alessandro Piperno ha scatenato la polemica in un modo che pressoché nessun altro autore in questi ultimi anni ha provocato. Non sapremo fare altri esempi di autori che dividono così il giudizio sulla propria opera. Le ragioni di questa polemica non si trovano nel testo, ma nell'immagine che hanno di lui i suoi critici avversi, che è l'altra faccia dell'immagine che hanno di sé. Sono critici di facciata, anche quando vantano emblemi di formazione sociale iper specialistica. Sono ballerine semantiche e prestidigitatori strutturalisti, in realtà scrittori che non riescono a pubblicare con un editore vescovabile se non papabile. Il massimo che sanno fare è smarcarsi dalla marea di critici selvaggi che scorazzano su internet. Ci tengono a dirlo che non sono come loro, come se qualcuno diventasse intelligente perché non frequenta gli stupidi, come se non fosse questo il colmo della stupidità. Leggiamo infiniti saggi e rarissimi romanzi. Non siamo critici, anche perché riteniamo che la crisi sia una proprietà del tempo e non di qualcuno. Siamo lettori, non è un mestiere. E come tali abbiamo letto il romanzo d'esordio, Con le peggiori intenzioni, e lo abbiamo recensito subito, trovandolo interessante e notevole. Poi ci sono anni che la vita non ci ha lasciato il tempo di leggere i media e di guardare la televisione, e non abbiamo nemmeno saputo dell'uscita del secondo romanzo, Persecuzione. Leggendo recentemente il terzo romanzo, Inseparabili, Il fuoco amico dei ricordi, senza neanche sapere che avesse vinto il premio Strega, solo dopo la lettura abbiamo fatto un giro di ricognizione negli archivi mediali, ebbene abbiamo incontrato nuovamente la scrittura autentica di Alessandro Piperno.
scrittura dell'esperienza e non riscrittura manieristica di classici o di moderni come fanno in tanti. Anche la citazione, quando c'è, trapassa e si traspone per un altro viaggio che è irriducibile all'inerzia polare degli attanti della scena letteraria italiana, troppo italiana. C'è persino da chiedersi perché Alessandro Piperno sviluppi il fuoco nemico dei ricordi, che sono sempre di copertura. L'unica ipotesi, quella della questione ebraica non letta. Non che non sia letta da Alessandro Piperno, ma dai suoi detrattori, di ambo i sessi. Non che nel dibattito in Italia sia affrontata a cielo aperto, ma sotto una plumbea coltre di tabù del dire, questione che è più presente all'interno dell'ebraismo italiano, da 2000 anni, sotto il tallone del papato romano nei suoi avatar, è oceanicamente presente nella Italia non ebraica, fosse anche residuale nella forma delle barzellette anti-ebraiche o nelle battute da niente. È ancora corrente sentir dire non sono ebreo per dire non sono spilorso, non sono attaccato ai soldi. Oggi ci si può imbattere nella critica letteraria che appunta l'epopea della famiglia ebraica del romanzo di Piperno come di stucchevolmente ebraica. Ebbene, si capisce che ogni famiglia italiana non verrebbe mai qualificata come stucchevolmente italiana. Che poi Alessandro Piperno venda i suoi libri e vinca premi, questo scatena il tiro al piccione, all'animale totemico, alla vittima sacrificale della società letteraria italiana, al quale peraltro non si presta, se non in minima parte, rispetto al disagio in materia sessuale. Detto in breve, il successo scatena gli invidiosi, e molto di più se chi ha successo affigge qualcosa di ebraico. Che cosa disturba la superintelligenza nel caso di Alessandro Piperno? La ricchezza della sua penna e non solo quella della sua famiglia borghese? Il successo editoriale? Evidente sin dai primi passi del suo primo romanzo? La formazione e i suoi interessi internazionali? Il non viene colta, per esempio, che a 40 anni uno scrittore e un intellettuale come lui non abbia una cattedra all'università. Gli attacchi comunque sono pretestuali, come attaccare Proust dicendo che è prolisso, o Kafka attribuendogli una tragicità che invece lo portava al riso. Inseparabili, pur essendo il seguito di persecuzione, si può anche leggere indipendentemente, come del resto abbiamo fatto. Noi non avvertiamo la carpenteria dell'opera, che è come dire che ci sarebbero delle cose irrisolte nel romanzo. Ciascuna frase, ciascuna cosa è riuscita, portata a compimento. La lingua integra i dialetti alti e bassi parlati dai personaggi per restituirli al lettore nella loro integralità. Non ci sono sconti sui personaggi e i supereroi del romanzo non sfugge a nessuno che sono degli anti-eroi. Non ce n'è uno che si sorregga sulla sua intellettualità. Il compromesso con lo psicofarmaco non è totale, ma quotidiano. E non intendiamo solo l'uso dei cosiddetti psicofarmaci, ma la vita stessa come psicofarmaco, come rimedio, che mostrerà sempre la sua altra faccia di veleno. Alessandro Piperno è interessatissimo all'altra faccia della vita, al lato B della vita. Non è ancora l'altra vita di cui parla Pirandello, ma l'istanza della vita originaria è lì, tra l'insuccesso e il fiasco, tra lo scacco e la disfatta,
Tra l'altro, entrambi i fratelli, inseparabili, soccombono al successo nel romanzo. Proprio nel momento dell'apoteosi, l'apoteosi si mostra come una disfatta per la vita. Piperno narra entrambi i lati della vita e li percorre come in un nastro di Möbius, senza mai trovare la cesura tra i due lati, ma solo una continuità, che è la cifra più autentica dei personaggi, che per dir così sono grandi, sono giganti e sono nani, sono intelligenti e sono idioti, mai poveri di spirito però. Anche nei titoli e nei sottotitoli si gioca questa partita intorno all'ironia, alla partita aperta, al punto che avevamo intitolato la nostra lettura del primo romanzo con l'apertura di Piperno, quasi fosse anche un'apertura nel senso scacchistico. Ironia del titolo, con le peggiori intenzioni, che sono anche le migliori che si mostrano peggiori. E prosegue nel sottotitolo del dittico il fuoco amico dei ricordi. L'unico fuoco amico di cui si parli nei media è quello sotto il cui tiro muoiono, apparentemente per sfortuna, socialmente per sfortuna, alcuni militari. La pietas di Piperno non è rispetto ai personaggi, ma nel modo in cui non li risparmia. È chiaro che il fuoco amico dei ricordi è spesso nemico. Il ricordo, peraltro, non è amico della vita e partecipa alle impalcature della pseudovita. Onorabili o miserabili e inestricabilmente connessi, i personaggi sono degni della nostra lettura e in primis di quella di Alessandro Piperno. È la commedia umana? Quanto alla storia di questa commedia, alla storia dei due fratelli inseparabili sotto il totem del pappagallo, che sfugge ai più molto interessati all'inseparabilità, da confrontare sociologicamente per esempio con altre coppie celebri di inseparabili. Ebbene, questa storia non la raccontiamo e la lasciamo a ciascuno che la legga come se fosse la sua. È la finzione veritiera del romanzo, molto più vera della verità tecno-scientifico-manageriale che è l'appannaggio dei politici e dei letterati di professione e ovviamente dei critici di funzione. Alessandro Piperno è nato nel 1972, è un giovane di 40 anni a Roma e insegna letteratura francese a Tor Vergata e ci piacerebbe sapere sinora quali sono gli autori di cui si è occupato e si occupa, a parte quello noto per eccellenza al quale ha dedicato un libro, e quello è l'unico che sappiamo, ovvero Marcel Proust. Per qualcuno che insegna all'università come Alessandro Piperno, ecco un ultimo brano. È Filippo, uno dei due fratelli, che ha avuto successo con un fumetto e tiene una lezione alla Bocconi. La lezione andò benissimo. Dopo gli impacci dei primi giorni, ora si sentiva perfettamente a suo agio in aula. Aveva capito che per fare una buona lezione in università
devi ricorrere a una tecnica televisiva, denudarti, essere spontaneo, dare l'idea che ciò che dici ti sgorghi da dentro e non puzzi di cibo meschinamente precotto. Era meglio sostituire i block notes degli appunti con pause pensose e occhi persi nel vuoto. Per quanto riguarda gli argomenti, l'università ormai era un posto troppo frivolo per esigere contenuti ragionevoli e circostanziati. Grazie, Alessandro Piperno.